Amici e amiche di RB, è un piacere tornare in diretta per questa ultima giornata del Salone Internazionale del Libro 2024. Torniamo in diretta nel qui e ora allo stand del Padiglione 3, stand N146, N come Napoli, e siamo a Napoli col nostro racconto. Ci spostiamo in quel di Napoli, in particolare nella zona di Scampia, per fare un po' il punto su un progetto che sa unire attraverso la lettura, attraverso i libri, dai libri in avanti, creando lavoro e aggregazione. Ed è per questo che ho il piacere di ritrovare una casa editrice, la Marotteca Fiero. E ricordo, tempo fa il libro era Fiori d'Agave di Rosario Esposito La Rossa, già nostro ospite proprio all'apertura delle nostre dirette qui al Salone. È proprio lo scenario di questa raccolta di racconti che celebra l'agave come pianta che fiorisce una volta sola ogni 100 anni, quindi il momento da cogliere. Ecco, noi coglieremo il momento e insieme a Maggie Borrelli qui con noi andremo nel dietro le quinte del progetto, della scugnizzeria, della casa editrice Marotteca Fiero, delle attività collegate a questo progetto sociale e culturale. Maggie, buongiorno, ben arrivata. Buongiorno. Ciao, ben arrivata su RB. Qual è Grazie. Il tuo ruolo nel contesto della scugnizzeria? Allora, io mi occupo come responsabile commerciale delle case editrici, perché adesso sono diventate ben 3 case editrici. Siamo Marotteca Fiore Editori, Coppola Editore e anche una neonata Garrincia Edizioni. E poi mi occupo della parte sociale di quello che è il mondo scugnizzeria, come dicevi tu. Quindi il trasmettere attraverso i social quello che quindi comunichi quello che fate voi, o sociale nel senso più ampio del termine. Sì, esatto, perché noi attraverso la cultura, i libri, i momenti di aggregazione, come dicevi tu, abbiamo creato quello che è un polo culturale e sociale a Scampia, attraverso le 3 case editrici, quello che è l'ospedale dei libri, la palestra degli artisti, collaboratori di teatro. Insomma, ci sono tantissime attività alla scugnizzeria. Okay. L'ospedale dei libri, la palestra degli artisti, e tu così en passant dici, sì, queste, esatto, cose. Ma adesso andiamo un po' nel dietro le quinte di questo progetto, che insomma direi che è molto, molto interessante. Io l'ho anche definito come un luogo in cui si aggregano le, sì, persone intorno alle idee e ai progetti. Quando è nata la scugnizzeria? Torniamo un po' indietro nel tempo per poi andare in avanti. Allora, la Marotteca Fiore Editori è una casa editrice storica che però viene donata dagli allora proprietari a Rosario Esposito La Rossa e Maddalena Stornaiuolo, questi due giovanissimi ragazzi, dopo, diciamo, la scrittura da parte di Rosario di Al di là della neve, questo racconto in cui voleva trasmettere una Scampia diversa, soprattutto a causa della morte di suo cugino diversamente abile, Antonio Landieri, morto appunto durante la faida di Scampia e definito 10 anni dopo vittima innocente di Camorra. Quindi dopo questo evento luttuoso, Rosario e Maddalena decidono che è il momento di restare a Scampia, di creare qualcosa di bello, portano la casa editrice a Scampia e creano la scugnizzeria, che è appunto il luogo degli scugnizi, cioè degli ultimi, dei ragazzi. Era importante per Rosario e Maddalena dare al loro luogo di nascita un posto che fosse dedicato ai ragazzi, un posto che loro da giovani non avevano avuto. Era molto importante, per cui la scugnizzeria apre le sue porte, diventa la sede della casa editrice, che poi piano piano, come ti dicevo, si allarga, ma diventa appunto un equo bar per i ragazzi, un momento di ritrovo, una libreria che è la prima e l'unica dell'area nord di Napoli, nonostante l'area nord sia formata per il 50% da under 25, quindi è incredibile che non ci fosse una libreria fino all'apertura della scugnizzeria. E poi piano piano si è allargata, è diventata la palestra degli artisti, che è, appunto, sono laboratori di teatro, è una scuola di recitazione, si impara a fare regia, ci sono workshop con artisti importanti che per la prima volta arrivano in periferia e si dedicano ai ragazzi di quel territorio. Adesso la scuola conta più di 100 ragazzi iscritti, quindi davvero è un mondo importante. Ecco, questa sarà una delle domande che ti farò tra poco rispetto al modo in cui, alla reazione, diciamo così, a come la cittadinanza di Scampia tutta, non solo ragazzi e ragazze ma anche persone adulte, che hanno visto, non dico da un giorno all'altro, ma crescere giorno dopo giorno, certo, questa realtà della scugnizzeria. Io ricordo ad esempio uno degli scorsi salone del libro, una scritta sopra lo stand Marotteca Fiero, spacciatori di libri. E ancora c'è oggi. C'è anche, c'è anche adesso, siamo ancora gli spacciatori di libri. Per noi è una definizione importante, certo, perché quella che prima veniva definita come la piazza di spaccio più grande d'Europa, perché Scampia così era definita, grazie alle persone che hanno lottato di quel posto, cioè persone comuni che hanno voluto riscattare un territorio, tant'è vero che Scampia conta
più associazioni che locali probabilmente. E quindi noi rivendichiamo il termine spacciatori, noi siamo spacciatori di libri, dove prima si spacciava la droga adesso ci siamo noi che spacciamo libri, cultura, anche perché lo spaccio è un termine meraviglioso che sì, ha assunto un significato terribile. Spacciatori, prima lo spaccio era un luogo dove gli ultimi, le persone insomma che non potevano permetterselo, trovavano cose buone a poco prezzo, ed è una cosa importante, è bello riappropriarsi dei termini. Secondo ecco, noi assolutamente, e darle un significato finalmente positivo, migliorativo e valorizzante. Valorizzante come sono le attività della scugnizzeria, un marchio Made in Scampia che vede appunto anche la serigrafia. Ecco, tutti questi lavori, tutte queste attività che sono molto manuali, noto. Certo. Sia di concetto, d'accordo, come i libri, eccetera, però sono molto manuali, come anche i laboratori di teatro. Ricordo anche l'esperienza della web radio, insomma, sono tante esperienze. Ecco, sono lavori molto manuali che ricollegano il piacere della lettura a, ad esempio, alla serigrafia, alla tipografia stessa. Ecco, tutto questo permette di accogliere ragazzi e ragazze intorno a questo progetto, ma anche persone adulte. Sì, assolutamente. Noi siamo diventati, ecco, un polo del libro. Non solo li produciamo, nel senso che li editiamo, li correggiamo, quindi quello che abbiamo sempre fatto in questi più di 10 anni, perché dovete immaginare che questa casa editrice oramai è storica, abbiamo deciso che era giunto per noi il momento di farlo, di fare i libri materialmente, per cui di aprire una tipografia e stampare internamente i nostri volumi, e questo ci permette ovviamente di dare anche lavoro ai ragazzi del territorio. Noi adesso in casa editrice siamo più di 10 ragazzi, okay. Quindi una realtà importante sta diventando, sempre più professionisti, ecco, sì, quindi si creano delle professioni partendo dai giovani e dalle giovani, evidentemente. Ecco, il progetto Marotta e Caffiero, Garrincia, noi tra l'altro abbiamo parlato di figurine con Giovanni Salomone qualche giorno fa, quindi il tema del calcio, sui social della Marotta e Caffiero, della scugnizzeria, ho visto anche un campo di calcio dedicato ad esempio ad Antonio. Ecco, un ruolo molto presente, si può toccare con mano questa testimonianza e questa voglia di accogliere. Ecco, come ha accolto la cittadinanza, gli adulti, le persone adulte, questo progetto, e come sta proseguendo nel corso degli anni? Allora, diciamo che in un primo momento la cittadinanza era un po' diffidente. Per quale motivo? Certo. Perché si pensa sempre che vabbè, tanto le cose non cambiano. Questa è la sensazione di sfiducia. Cioè, è inutile che tu ti impegni affinché quella cosa cambi, tanto quella cosa non cambierà mai. Eppure noi siamo la testimonianza reale, si può toccare con mano, come dicevi tu, che le cose fatte bene, piano piano, con professionalità, con competenza, con voglia di fare, le cose cambiano davvero, perché adesso stare a Scampia è veramente meraviglioso, perché hai tantissimi parchi verdi, un sacco di associazioni, tanto da fare anche e soprattutto per i ragazzi, quindi è veramente cambiato, veramente le cose sono cambiate. Bene. Ecco, le cose stanno cambiando, sono cambiate e continuano a cambiare. C'è un altro progetto che riguarda il cibo. Okay, noi abbiamo parlato di cibo per la mente e va tutto bene, ci piace. Però so che la scugnizzeria coinvolge anche altri progetti legati ad esempio al cibo. Sì, assolutamente, perché abbiamo da poco inaugurato la Matta Pizzeria, che io dico sempre che quando si entra alla Matta Pizzeria è come entrare in un gigantesco pacco regalo con tanto di fiocco sopra. Per quale motivo? Perché la Matta Pizzeria è un dono che ci è stato fatto. Due librai di Alba, la libreria Milton, appunto siamo in Piemonte, quindi la libreria Milton, quando vengono a trovarci alla scugnizzeria, quindi toccano con mano quello di cui stiamo parlando in questo momento, si innamorano del nostro progetto, perché non puoi fare altro che innamorarti. Io lo dico perché lo vivo tutti i giorni e me ne sono innamorata prima io, in prima persona. Quindi vengono e si innamorano del nostro progetto e decidono di chiedere a Rosario: qual è il tuo prossimo sogno? Qual è il sogno che vuoi realizzare? E lui parla di voler aprire una pizzeria per ragazzi diversamente abili. Un posto, insomma, in cui possano sentirsi, insomma, a casa. E loro, neanche 2 settimane dopo, ci fanno un bonifico per poter comprare i locali di fronte alla scugnizzeria. A quel punto però guardate che sembrano che le cose a noi ci cadano, insomma, a volte si dice ci cadano da cielo, ma non è così, perché Rosario immette nel mondo un sacco di bellezza, un sacco di dono, e tutto quello che lui immette gli ritorna. Questa è la pura verità. Quei fiori d'agave di cui parlavamo all'inizio, insomma. Ecco, esatto. Nell'ambito delle attività editoriali di Marotta e Caffiero,
autori emergenti e non solo, perché io, seguendo Rosario attraverso i social, Marotta e Cafiero e Scugnizzeria attraverso i social, ho scoperto che insomma si sta anche affermando a livello editoriale, pubblicando in proprio, come giustamente dicevi tu prima, anche autori affermati. Io certo. Qua ho un libro di Stephen King, ad esempio. Esatto, questo è un'altra di quelle cose incredibili che accadono alla Scugnizzeria e alla Marotta e Cafiero, perché voglio dire, King insomma è uno dei più grandi autori della letteratura, e quando a un certo punto durante la pandemia avevamo un momento di difficoltà, perché la cultura tutta certo. e l'arte tutta ha vissuto un momento di difficoltà, non sapevamo come gestirla questa cosa, e quindi Rosario ha le sue idee incredibili, quelle lampadine meravigliose che gli si accendono, e dice: cosa possiamo fare adesso? Dobbiamo pubblicare il più grande autore al mondo, King. Sì, ma come lo contattiamo? Come facciamo? Una mail, una semplice mail, sembra incredibile. Esatto. E scopriamo che esiste questo testo di King inedito, e nessuno ha mai pubblicato, soprattutto perché King riteneva che l'Italia non fosse un paese adatto per sensibilizzare all'uso spropositato delle armi, quando ovviamente noi gli raccontiamo la nostra storia, da dove nasce, quello che è accaduto, insomma, che ci ha portato poi ad essere quello che siamo, decide che forse siamo la casa editrice giusta per pubblicarlo, e quindi siamo riusciti a pubblicare un inedito di Stephen King. Ecco, questo testimonia e sottolinea la capacità di Marotta e Cafiero, del progetto Scugnizzeria to Cure, ad essere credibile anche fuori Scampia. Certo, assolutamente. Ad esempio adesso per il Salone, questo Salone 2024, abbiamo pubblicato un inedito di Lorenzo Marone, quindi un grande autore italiano, napoletano, che di solito diciamo pubblica con altre case editrici e non con case editrici campane. La possibilità di affermarci come editori a livello nazionale è davvero importante per la nostra realtà, perché comunque siamo diventati dei professionisti. Ecco, la scelta di porre domande ai lettori, alle lettrici e alla cittadinanza tutta attraverso i libri. Domande sul quotidiano, ad esempio sulla migrazione, sul fenomeno migratorio, sui flussi migratori. Ecco, uno di questi di queste domande, di queste questioni che nascono dai libri. Certo. E il libro che ho tra le mani in questo momento, un altro degli autori, dei grandi autori a livello internazionale che come Marotta e Cafiero avete pubblicato, mi riferisco a Daniel Pennac. Assolutamente, Daniel Pennac è un'altra delle cose sempre assurde, ma in realtà dopo King è stato tutto un po' più semplice. Tra l'altro questo testo ci è stato donato da Daniel Pennac, cioè non ha voluto diritti d'autore. Esatto. Ed è stato incredibile, perché quando abbiamo deciso di voler pubblicare Daniel Pennac, abbiamo contattato la sua agente in Italia e abbiamo scoperto che proprio in quel momento Pennac era a Napoli per presentare l'ultimo dei Malussen. Ma vedi? Esatto. Tutto torna. Esatto, diciamo, tutti ci abbracciano, noi sentiamo molto l'amore che abbiamo intorno, e quindi due scugnizi nostri di Scampia sono andati a mangiare una pizza con Daniel Pennac, che ha anche indossato una delle nostre t-shirt, ed è diventato per un po', ed è sempre con noi, uno spacciatore di libri anche lui. Ecco, tutto questo in realtà non è fortuna, è sapersi, no. È saperci essere nel momento giusto, esserci ed essere credibili e presentarsi con quella sfacciataggine, che può sembrare una sfacciataggine, ma in realtà non è, e crederci in quello che si ha, e credere in quel sogno lì, inviare una mail e vedere la risposta di Stephen King, per dire. Quindi, ti interrompo solo per dirti che una delle frasi più importanti per noi alla Scugnizzeria, che Rosario ci ripete sempre, è una di Seneca, che dice che la fortuna non esiste. È vero, esiste il talento che incontra l'opportunità. Ecco, se il talento noi ce lo costruiamo tutti i giorni, poi le opportunità arrivano. Sono assolutamente d'accordo con te. E i libri si possono anche curare, non solo leggendoli, annusandoli. Io annuso anche i libri, vabbè, questa è la mia questione. Però, ma tanti lettori lo fanno. Sì, la carta bella, buona, insomma, sì. Ci sono dei profumi davvero meravigliosi che si uniscono ai racconti. E so che avete anche, l'hai proprio accennato prima, una sorta di clinica dei libri, quindi esatto. Un luogo in cui curate i libri, in che modo? Allora, l'ospedale dei libri penso che sia un unicum in Italia sicuramente, se non in Europa. È un luogo magico, completamente analogico, a cui si accede salendo una scala a chiocciola che c'è all'interno della scuinzeria, che ti porta su, dove praticamente ci sono macchine tipografiche dell'Ottocento a caratteri mobili in piombo, in legno, dove noi facciamo laboratori con i ragazzi
ragazzi, insegniamo quella che è l'arte meravigliosa, l'arte nera si chiama, l'arte della tipografia, e anche perché anche qui c'è una rivalutazione dei termini, sai perché? Perché il piombo che noi utilizziamo nelle lettere, di solito il piombo è sempre associato ai proiettili, per cui noi cambiamo quel materiale in parole, ed è secondo me una delle cose meravigliose che si fanno alla scrigneria. Insomma, noi, io vi invito ad andare nel dietro le quinte, tra le righe del progetto scrigneria e tra le righe delle storie pubblicate da questa, anzi da queste case editrici, Coppola Editore, Mario Tecafiero e Garrincia. Insomma, un mondo questo editoriale, ma non solo, io l'ho definito sociale e culturale assieme, perché aggrega intorno a tanti progetti che man mano crescono nel corso degli anni, un passo dietro l'altro. Esatto. Anche questo è importante, un passo non è mai più lungo della gamba, questa è la mia impressione. Maggie, il futuro adesso, parliamo a conclusione del nostro viaggio tra le storie e la realtà della scrigneria a Scampia. Ci sono dei progetti futuri, cosa pensate di fare, se puoi parlarcene? Sicuramente il prossimo passo sarà quello di ampliare la tipografia, quindi iniziare insomma ad essere veramente... grandi, ecco, piano piano le cose si fanno, dicevi, quindi il prossimo passo è quello di ampliare la tipografia. Noi facciamo tutte le fiere nell'anno, quindi stampare tanti libri a Scampia è il prossimo passo, sicuramente ampliare Banca della Voce, che è questo progetto sociale in cui si registrano storie per bambini non vedenti, chiunque può venire alla scrigneria e nel nostro insomma spazio registrare e leggere libri per chi non ha questa possibilità. E quindi questi sono i nostri prossimi passi, e sicuramente il prossimo sogno è quello di aprire un teatro nostro a Scampia. Chi lo sa, insomma, noi seguiamo i vari passi di questa realtà della scrigneria e dei media di Scampia, insomma della Marotta Caffiero. Sono tanti progetti collegati tutti insieme che abbiamo cercato di ragionare, far vedere e mostrare ai nostri amici e alle nostre amiche all'ascolto su in TV, su Canale 87 e su rb.it, insieme a Maggie Borrelli, che ringrazio ancora. Maggie, grazie per essere mille. Stata con noi. Grazie. Un saluto anche agli altri ragazzi, agli altri scrigneri. Insomma, lo stand è qui al padiglione 3. Ho visto, esatto, che insomma c'era tanta gente, tante persone quest'anno che sono passati a trovare. In realtà siamo in 4 stand, quindi ci trovi ovunque all'interno dello stand. Insomma, mi siete... Esatto, abbiamo 2 stand al padiglione 3, uno al padiglione 2 e uno al padiglione 1. Con le varie realtà, insomma, certo, di cui abbiamo parlato. Uno Garrincia. Esatto, uno al padiglione 1 c'è Garrincia, al padiglione 2 c'è Coppola Editore con M56 e al padiglione 3 Q116 e Q137 ci sono Marotta e Caffiore Editori e tutta la realtà della scrigneria. Grazie per essere stata con noi, Maggie. Io ti auguro buon lavoro. Grazie e mille. Auguro buon lavoro a te, a Rosario, a tutti i ragazzi e le ragazze di Scampia. Grazie mille davvero per averci ospitato.